Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Eccomi tornato dopo una lunga attesa con tante idee che sicuramente vi renderanno molto felici, per cui vi invito subito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina così che non perderete i nuovi video che ne usciranno, prometto, molto presto, e di sostenermi con un bel pollice in alto così che facciamo crescere insieme questo canale. Io nel frattempo proseguo a rimuovere la vecchia copertura. Questa manicure mi è piaciuta tantissimo, però ovviamente era ora di cambiare, anche perché le unghie erano diventate parecchio lunghe, e poi si ha voglia ancora di altri colori sempre molto colorati, e vi prometto che qua ne vedrete de belle. Rimosso il vecchio prodotto con la fresa in ceramica, ora proseguo a ridare la forma che desidero con la lima di Stalex, quelle che hanno il file che si cambia, quello usa e getta, e con la stessa lima vado ad opacizzare la ricrescita. Per quanto riguarda la manicure su se stesse è molto complicato, anche perché non so se l'avrete già notato, ma sto facendo la manicure con la mano sinistra alla mano destra, quindi ancora più complicato. E per questo mi sto aiutando con questa punta di fresa a cono, se non sbaglio di materiale dovrebbe essere in pietra pomice, e questa mi aiuta tanto a spingere indietro le cuticole, ma allo stesso momento mi rimuove anche una buona parte dell'otterigio. A questo punto, con l'aiuto del remover, io uso quello di Global Fashion e mi trovo tanto bene, però anche qui vi dirò qualche chicchina perché potrebbe dare dei problemi. Lo lascio agire nel frattempo per qualche minuto e dopo con un spingicuticole inizio a rimuovere tutto quello che è rimasto in eccesso oppure che non si è rimosso con la soluzione. Una delle cose molto importanti nell'utilizzare i remover e avere una copertura senza dissollevamenti è andare a lavare molto bene le unghie. Va benissimo lavarle con l'acqua e lo spazzolino, l'importante è che le lavate molto molto bene e le asciugate ovviamente, e vi garantisco che non avrete nessun tipo di risollevamento. Io personalmente l'ho testato su di me tantissime volte e con questo metodo mi trovo molto bene, soprattutto farlo sulla mano con cui lavoro meno, ecco. E ho rimosso le cuticole, il taglio iniziale l'ho fatto con le forbicine, poi dopo sono andata a ripulire quello che mi è rimasto in eccesso con le tronchesine, ho applicato i preparatori, la base, e per il design che voglio andare a fare mi serve una base lattiginosa che non sia molto coprente, e per questo passaggio ne vado molto fiera, perché se si può dire così questo gel l'ho creato io e mi piace tantissimo, perché rispetto ad altri gel che si trovano in commercio questo è molto meno pigmentato. Se vi va, tra l'altro, vi posso fare anche un video dove vado a mescolare diversi gel, se il video vi può essere interessante ovviamente fatemelo sapere nei commenti. Giro la mano al contrario e con un pennellino sottile mi aiuto a distribuire meglio il prodotto sulla lamina ungueale, così da facilitarmi il passaggio successivo, cioè quello della limatura. Se volete dare un tocco di luce in più vi consiglio tantissimo questa base, è molto liquida quindi si stende in uno strato molto sottile sull'unghia, in più dà anche un bellissimo effetto. Parlo della base di Diana Nails, il numero 1. Una volta applicata l'ho catalizzata, poi sono andata leggermente ad opacizzarla, sempre per preparare le unghie per il prossimo passaggio. Quindi li sgrasso alla perfezione ed ecco che inizio a disegnare la mia capodopera, se la possiamo chiamare così. Con la painting gel vado a disegnare una riga non molto sottile sull'unghia,
e questo strato appiccicoso, tra virgolette, mi servirà per andare a sfumare i vari pigmenti. Ecco il motivo principale per cui sono andata a opacizzare la lamina unguale, perché se non l'avrei fatto il pigmento si sarebbe incolato, tra virgolette, appiccicato su tutta l'unghia. Invece facendo in questo modo si andrà a depositare solo sulla parte bianca che ho disegnato in precedenza con la painting gel con lo strato di dispersione. Ovviamente è una nail art molto colorata per questo periodo dell'autunno, forse sarà un po' troppo, però vi posso confessare che questo video in teoria sarebbe dovuto uscire un po' di tempo fa, solo che per alcuni problemi piccoli purtroppo sono riuscita a caricarlo solo ora, quindi sostenetemi con il pollice in su. Comunque ragazze, questa tecnica la potete usare con tantissime altri colori. Ad esempio, un'idea potrebbe essere di usare il blu e il viola ad esempio su tutte le unghie, oppure un'altra idea potrebbe essere di andare a usare i pigmenti chrome, perché no. Comunque vi potete sbizzarrire tantissimo, qui vi ho voluto far vedere solo la tecnica con cui le ho realizzate. E fatto questo, ho spolverato l'eccesso di pigmento e con la base e con l'aiuto di un pennellino più sottile sono andata a sigillare giusto la linea che ho creato con i pigmenti. Sicuramente nel cassetto nascoste ne avremo tutte le strisce adesive, che ormai fra poco prendono la polvere perché non li sappiamo più come usare, ed ecco il momento adatto per tirarle fuori. Io ad esempio ho scelto queste strisce adesive nere con dei glitter argento e vado a fare il contorno della linea che ho creato in precedenza. Così le unghie mi sembravano un po' troppo semplici, quindi ho deciso di prendere la painting gel di colore nero, sempre di Diana Nails, e ho fatto con l'aiuto del Dots tre puntini, giusto per dare un elemento in più. Una volta fatto questo, non resta altro che andare a sigillare le unghie. E per non avere i vari scalini, che sicuramente si noteranno visto che abbiamo fatto sì, un po' di disegno, quindi abbiamo messo un po' di spessore con la painting gel, poi abbiamo messo anche queste strisce adesive, io faccio in questo modo. Il primo strato lo applico abbastanza sottile, dopodiché prendo una goccia di sigillante un po' più grandicella, la applico al centro dell'unghia, la distribuisco e poi giro la mano al contrario, sigillo anche la parte posteriore se c'è bisogno, ed ecco che si crea il nostro blicco perfetto. L'importante è andare a tenere anche la mano dritta in lampada, in modo che il prodotto ovviamente non si sposti. Ed ecco qui ragazzi il risultato finale. Fatemelo sapere anche voi nei commenti cosa ne pensate a riguardo. Io vi saluto e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!